giornate intere passate in sala prove e lezioni intensive di canto, cercando di evitare gli spoiler social. Si stanno preparando così Fedez e Francesca Michelin alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, che li vedrà sul palco in gara tra i Big con Chiamami per nome, un brano pop nato dopo il primo lockdown, come raccontano gli stessi artisti. Io e Federico ci siamo ritrovati virtualmente sui balconi durante il lockdown e quindi in qualche modo ci siamo rivisti, abbiamo risuonato assieme anche poi per l'iniziativa Musica che Unisce e quindi abbiamo deciso di tornare a collaborare, ma senza per forza andare a Sanremo, soltanto per fare musica assieme di nuovo. Esatto, inizialmente è partita con facciamo una canzone, quando l'abbiamo finita abbiamo detto ma proviamo questa esperienza che per me è del tutto nuova e per Francesca è la seconda volta. Chiamami per nome è nato veramente con l'idea di provare a fare una canzone insieme, con neanche l'intento magari di pubblicarla, cioè vediamo cosa esce fuori. Esatto. In realtà per prepararci all'Ariston stiamo facendo la cosa più tecnica e musicale possibile, ovvero studiare canto tanto, provare tanto e concentrarci unicamente sui pezzi, sul rendere al meglio appunto sia l'inedito Chiamami per nome che la cover. Esatto, io mi sto allenando tanto sul canto perché sono fuori corso, diciamo. A meno di 20 giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, che lo vedrà tra gli ospiti fissi, Achille Lauro torna con un nuovo singolo. Si intitola Solo Noi, una ballata dedicata alla sua generazione, a quei ragazzi nati negli anni 90 e oggi trentenni, senza troppe speranze per il futuro. Parlo a te ovunque tu sia, venuto al mondo senza sapere come, che stai imparando cosa vuol dire crescere. Ricordati che non sei solo. Queste le parole dell'artista sul brano in arrivo su tutte le piattaforme il 19 febbraio. Dopo una lunga lista di singoli e collaborazioni, Benerus è pronto per regalare ai fan il suo primo disco. Il cantautore si butta in una nuova avventura dal titolo Magica Musica, su tutte le piattaforme dal 19 febbraio. L'artista milanese classe 1992, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e un eclettismo sonoro sua cifra stilistica, conduce l'ascoltatore in un vero e proprio viaggio spazio-temporale. È così che Magica Musica diventa un'esplorazione di mondi magici e atmosfere sognanti alla scoperta di nuove dimensioni. Oltre 400.000 follower su Instagram e più di 1 milione di ascoltatori su Spotify. Il fenomeno Il 3 pubblica venerdì 19 febbraio il suo primo disco, Ali per chi non ha un posto in questo mondo. Il rapper al secolo Guido Senia racconta tutto se stesso e le paure dei ragazzi come lui, in un lavoro che si snoda attraverso 15 brani e le collaborazioni con Clementino, Emi Schilla, Mostro, Night e Vegas Jones. Che vedranno vita live a fine anno sui palchi del Fabric di Milano e dell'Atlantico di Roma. L'artista classe 1997 sarà in concerto nelle due città, rispettivamente l'11 dicembre e il 18 dicembre. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.